one system, the first energy surface. Allora, focalizziamo subito il problema, lo scenario, e vi pongo una domanda non banale: quanto conta, quanto vale davvero per noi oggi la tecnologia, e non solo riguardo ai numeri e ai volumi di mercato in costante crescita, ma proprio la tecnologia è diventata il driver privilegiato di tutti quelli che sono i nostri ricordi, le nostre emozioni, le nostre sensazioni e relazioni. È il nostro habitat imprescindibile e privilegiato. Purtroppo a un'alta generalizzazione dei dispositivi da oggi utilizzati sempre più performanti ed energivori corrispondono sistemi per la gestione e la ricarica degli stessi che non sono altrettanto efficienti, anzi per concetto sono simili a quelli in uso un secolo orsono, mi riferisco soprattutto alla presa, e quindi si vengono a creare queste situazioni paradossali che si immagina che appunto carpita da un esempio reale. Un dato su tutti: se solo in Italia nel 2015 avremo 12 milioni di tablet, quanti cavi, fili, alimentatori dovremmo avere con noi nei nostri ambienti per gestire i nostri dispositivi? Noi offriamo questa risposta. JOS, Just One System, un sistema brevettato, è un pannello elettrificato a bassa tensione per la ricarica e l'alimentazione di moltissimi tipi di utenze, quali la telefonia, l'illuminazione, sistemi audio video, sistemi controller di sicurezza e anche piccoli elettrodomestici. Per la ricarica assolutamente senza fili, le utenze si agganciano magneticamente al pannello e possono stare sul pannello in modalità on, off o on, e possono essere composte sul pannello in numero praticamente illimitato, in tipologie praticamente illimitate, e possono dall'altro garantire l'utilizzo del dispositivo durante la fase di ricarica. Il pannello è estendibile tramite un semplice connettore in serie, andando a coprire così anche superfici molto, molto vaste. Un'altra caratteristica importante è il rispetto dell'ambiente dovuto all'utilizzo di un unico alimentatore per una intera superficie di pannelli, però ne stiamo generalizzando anche una versione portatile con batteria e con fotovoltaico diretto. E poi l'estrema flessibilità di posizionamento, dato che il pannello può essere disposto a tavolino, a parete o addirittura a soffitto, essendo magnetiche le varie utenze. Quindi massima integrazione, alta potenza erogata, carica anche un notebook ed estrema flessibilità di posizionamento. Il primo mercato da noi pensato per la presentazione di JOS è quello del B2C del consumer finale. Riassunto il valore in questo modo: where you want, as you want, where you want. Cioè si vuole puntare soprattutto a quella che è l'estrema flessibilità del sistema e l'estrema facilità da parte del cliente di poter utilizzare tutta una serie di dispositivi sullo stesso sostegno, con un'estrema anche capacità di comporre la propria platform in maniera fantasiosa secondo le proprie esigenze. Un altro comparto più importante, B2B, al quale noi vogliamo rivolgerci, è appunto quello dell'impiantistica tradizionale, ma in quanti settori soprattutto? Nei settori dove è molto importante diventa necessario un avvicinamento continuo delle varie utenze, delle fonti luminose e un cambiamento radicale costante nel tempo. Qui mi riferisco all'ambito delle, delle esposizioni temporanee, della museografia, della stendistica, della vetrinistica, oppure tutti quei contesti dove le utenze sono tutte in bassa tensione, mi riferisco agli otto. E qui abbiamo un notevole risparmio in tempo di denaro per quanto riguarda i tempi di installazione e di modifica in corso d'opera e di disinstallazione, una facilità di utilizzo delle varie utenze e anche un'elevatissima possibilità di design. Qui abbiamo qualche numero, diciamo, del mercato riguardante l'elettronica di consumo, un dato interessante su tutti al quarto quadrimestre del 2012.
vediamo il numero di caricatori che sono stati venduti a livello mondiale, arrivano a 3K di milioni di unità vendute, quindi il mercato certamente esprime una forte necessità di questi dispositivi. Se appunto andiamo ad allargare lo sguardo sullo scenario competitivo, vediamo che i nostri competitor afferiscono essenzialmente a due categorie. La prima è quella dell'induzione, riassunto appunto nel fenomeno di marketing fortemente voluto da Duracell, che è il Powermat, che ha un mercato però quasi esclusivamente statunitense, e presenta però il limite appunto della tipologia di dispositivo che ricarica, ossia la telefonia e anche una, diciamo, una sessantina circa di dispositivi ricaricati col Powermat, e ovviamente i limiti dimensionali dell'oggetto. E l'altra grande categoria è quella delle station multiricarica, light up fra tutti, che però sono diventate obsolete data l'unificazione allo standard micro SD dei telefoni, e sono comunque sistemi abbastanza rigidi da utilizzare e non permettono un utilizzo personalizzato del sistema. Già Safari Plus, ve li ricordo, la integrazione di tutte le stesse utenze, di tutte le utenze, scusate, sulla stessa piattaforma, l'alta potenza erogata, la possibilità di utilizzare simultanea tra ricarico e utilizzo, e un'elevatissima possibilità di customizzazione. Infatti, diciamo che il driver privilegiato del nostro sistema è proprio il design, forse ancora più del design la customizzazione, che è una customizzazione sia a livello formale, tecnologico, cioè riguardante la tipologia dei dispositivi che l'utente può scegliere di utilizzare sulla piattaforma e l'estrema flessibilità di posizionamento della piattaforma stessa, sia una customizzazione più propriamente estetica, date le pressoché infinite possibilità di lavorazione sul pannello e le varianti riguardanti colore, texture, dimensione, fonometria e tutti i trattamenti, quali la nitelatura, l'incisione, la fotoincisione, la serigrafia, la stampa, eccetera. E qui vediamo alcuni esempi. Tra l'altro vediamo come questa caratteristica del sistema lo rende un prodotto fortemente brandizzabile, come dimostra appunto questo render applicato alla Louis Vuitton. E tra l'altro, qui abbiamo una carrellata di vari esempi, lo rende anche un sistema particolarmente adatto ad essere inserito nei complementi, nei complementi d'arredo più comuni, come possono essere appunto le scrivanie, i mobili, le librerie. Quindi un dato molto forte di questo sistema è proprio il design. Per quanto riguarda il nostro business model, noi abbiamo pensato a un modello di business razor blade che va per l'appunto a prevedere una prima fase con la vendita di un kit composto da il pannello e le utenze base, micro USB, USB e attacco con la luce G4, può essere un LED o un'alogena, che educhi il cliente, lo fidelizza e lo educhi in uso corretto del sistema. Ma una fase seconda più importante di immissione sul mercato di accessori sempre nuovi da utilizzare sulla piattaforma, in modo, alcuni ludici, alcuni di utilità, di modo che l'utilizzo e l'acquisto da parte del cliente sia legato anche alla fantasia del cliente e alle proprie esigenze. I nostri friends, mi preme ricordare Fioravanti, lavorazione della mia artistica con un know-how trentennale che ha aumentato moltissimo il valore del prodotto, la Mevaco, leader europea di microforati, l'EFI, materiale elettronico per la preda che sta aprendo al momento una sezione lighting, R4, mappatura progettuale, TQV, Dipartimento del CNR di Pisa, che studia sistemi atti alla disabilità, e il Fab Lab di Pisa, che è stato indispensabile per tutta l'ingegnerizzazione dei vari prototipi. Il nostro escurso è iniziato nel marzo dell'anno scorso col PhD, che ha potuto fornirci tutti i dati necessari per la nostra carriera, diciamo la nostra bell'età da imprenditori. Poi c'è stata l'incubatore di Pontedera, presso il quale siamo in pre-incubazione. Abbiamo vinto la Startup del settembre 2013, che ci ha permesso di accedere a SMAU, dove abbiamo ricevuto vari feedback e abbiamo attivato delle collaborazioni tuttora in atto. A breve diventeremo spin-off dell'Università di Pisa. Importanti sviluppi sono già stati
è già stato fatto il brevetto per permettere al pannello di veicolare non solo energia elettrica ma anche dati e quindi entrare a buon titolo nel settore largo sviluppo degli IoT, Internet of Things e della domotica. E poi l'ultimissimo sviluppo di poche settimane fa, il Just Watch, noi siamo riusciti a portare questo sistema su un supporto ancora più flessibile, immaginatevi uno scotch che possa portare il valore di utilità del sistema e che possa essere quindi sistemato a piacimento. E il nostro team è formato da Marco Ariani, architetto progettista, da me che mi occupo di comunicazione e provengo dall'ambito museografico e ho potuto studiare le ricadute positive del sistema, Stefania che è la nostra commerciale Fiamma Interior Lighting Designer, ma soprattutto l'entrata di due ricercatori dell'Università di Pisa, Gualtiero Fantoni, ingegnere meccanico, Daniele Mazzia, ingegnere biomedico, che con il loro know-how hanno potuto permettere di sviluppare il secondo brevetto riguardante la portabilità dati e hanno aperto appunto scenari impensabili per lo sviluppo del nostro sistema. A questo punto io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a visitare il nostro sito e la pagina Facebook per chi